Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andronic 41 su Inazuma Eleven Go. Luce, siamo nel 23° episodio e siamo ancora allo stadio Iceberg, mentre la fine dell'incontro con l'Alpine Junior High era ormai vicina. Ed ecco il fischio finale, nonostante l'impegno profuso dall'Alpine, è ormai chiaro che la Raimon si è qualificata per il terzo turno. Ce l'abbiamo fatta! Quindi queste qua saranno i prossimi avversari. Allora è deciso, eh? La prossima partita sarà contro la Raimon. È così che dovrebbe essere il calcio. Viva la resistenza! Brad, dovresti smetterla con sta storia della resistenza, sai? Comincia a diventare noiosa. Però non dovremmo fare una partita vera con loro? Lanford ha ragione. Siamo qui per difendere la nostra reputazione, non per giocare a calcio. Meglio non svegliare il can che dorme, sai? Possiamo giocare a calcio vero una volta finita la scuola. Tipo che abbiamo praticamente un posto assicurato nella lega professionistica. Ma vi sentite? Non avete imparato niente dalla Raimon? Tipo che non avete visto come ci hanno dato dentro? In effetti, molte scuole non sono convinte di quello che fa la Raimon. Voglio dire, se tutti quanti facessero resistenza, appunto, non ci sarebbe alcun problema. Dacci un taglio, sai? È lui! È lui! Si riconosce che è lui. Scusate, siete forse voi i ragazzi della Kirkwood Junior High? Può darsi, perché? Vi informo che sono state prese alcune misure addizionali per assicurare la vostra vittoria nella prossima partita contro la Raimon. Cosa? Bene, pensavo il nuovo allenatore, allora non è il loro... No, pensavo fosse tipo, che so, uno qualsiasi, Byron, Love, Afrodite ovviamente, che così... Dava delle direttive tramite il quinto settore, invece no. Di conseguenza io sarei il vostro nuovo allenatore. Potete chiamarmi Afrodite. Sì. Capitolo 9. Con ogni mezzo necessario. Oh, che bello. Quindi allora è sicuro che sarà una partita pulita. Dove potrebbe essere mandato l'allenatore Evans? Per mille baguette, non è giusto. Pensavo che ci avrebbe aiutato a combattere il quinto settore. La statura è darci la forza per opporci a loro. Non so se saremo in grado di affrontarli da soli. Non sarebbe male cominciare questa rivoluzione prima di finire la scuola. Dimenticatevi di Evans, ormai per noi è un peso morto. Cosa? Ripetilo se hai il coraggio. Lo ripeto quante volte mi pare, zuccone. Oh, non cominciate. Gli animi sono un po' surriscaldati a quanto vedo, Ricky? Me ne vado per un anno e voi siete ancora qui a bisticciare come dei bambinoni. È ora di crescere un po'. Mio Dio, l'ha ucciso. Quello se lo facevi sul ring ti squalificavano. Ehi, ma cosa? C'è solo un bambinone qui e indovina come si chiama? Ti do un aiuto. Il suo nome inizia per R e finisce per Yoma. L'unica cosa che possiamo fare è avere piena fiducia nell'allenatore Sharp. E ora andiamo, è tempo di sudare un po'. Ma senza l'allenatore Evans non sarà la stessa cosa. No, non lo sarà. Senza l'allenatore Evans non è la stessa cosa, ma non c'è tempo per lamentarsi. L'allenatore Sharp prenderà in carico la squadra. E Jude Sharp li fa sgobbare come dei turchi. In effetti non ho mai capito perché si dice lavorare come dei turchi, però... Si dice. Che vi hanno fatto i turchi? Qua che ci dovrebbe essere... Ameddi! Maddie sta qui, quindi le amichevoli, quelle più interessanti, sono contro di lei, Cavalieri Oscuri e Riserve Raimon. Ok, eccoci qui, allenatore Sharp. Le direttive per oggi? 100.000 addominali? Oggi lavorerete a una nuova serie di esercizi. Cominceremo con delle flessioni. Dopodiché piegamenti, addominali e scatti. Non fermatevi finché non ve lo dico io, intesi? Via! Flessioni? Addominali? Piegamenti e scatti. Mi ricorda una certa persona che si è allenata per 3 lunghi anni, fino a perdere i capelli e a diventare potentissima. E non sto parlando del pelato di Brazzer, no, sto parlando di Saitama, di One Punch Man. Sia chiaro. Cosa? Tutta quella roba? Sì, ma con quale lag me lo diceva? Tutto il sudore che gli usciva. Con un lag tremendo. Perché? Ma non è un po' estremo?
E questo sarebbe un allenamento di calcio? Non stanno nemmeno usando la palla. Ora cominciate a saltare. La Pen, voglio vederti saltare almeno 3 volte la tua altezza. Perché se la prende con me? Poi ognuno di voi dovrà trascinare uno pneumatico per almeno 10 volte la lunghezza del campo. Chan Cheng, tu ne userai 3. 3? Infine voglio vedervi correre 100 metri. Tutto chiaro? Cominciate! Mamma mia però. E che cos'è? Cioè, lui allenava la Royal così? Accidenti! Ho perso il conto di quanti ne ho fatti finora. Arion, a quanto stavo? Non chiederlo a me, riesco a malapena a capire quello che faccio io. No, Wally, non mollare. Non ce la faccio più. Sciocchezze. La tua mente ti sta dicendo di smettere, ma non ti stai nemmeno avvicinando ai tuoi limiti. Continua! Riccardo sta per cascare a terra. Capito. Ok, basta così. Per oggi abbiamo finito. Eh? All'altra sciarpa non so proprio cos'è la compassione, eh? Come va, Arion? Victor è fresco e riposato come una rosa. Ma è impossibile. Probabilmente si allenava molto più duramente quando era col quinto settore. Sto bene, sto bene. Ma perché solo devo saltare 3 volte la mia altezza? Perché i salti sono la tua specialità. Eh? Eh? Forse ti vuole togliere dalla squadra? Cosa? No, non lo farebbe mai. Oppala, poverino. Non farebbe mai una cosa del... Ah! C'è rimasto. Jeffy, che ti succede? Oh no, dobbiamo portarlo subito in infermeria. Qualcuno mi aiuti. Mi auguro proprio che tu abbia una buona ragione per tutto ciò, Jude. Di questo passo si infortuneranno tutti. No, di questo passo riusciranno a vincere la prossima partita. Ti rendi conto, vero, che l'allenatore della Kirkwood adesso è Afrodite? Sì, perfettamente. Ho sentito dire che è stato chiamato dal quinto settore appositamente per battere la Raimon. Ah. Allora avrei anche sentito dei suoi ottimi risultati nella Lega Asiatica. Ogni squadra che allena vince, senza eccezioni. Ciò significa che con lui alla guida della Kirkwood le possibilità che la Raimon ha di vincere allo stato attuale sono pari a 0. Bell'affare. Se vogliono battere la Kirkwood o qualunque altra squadra dovranno rimboccarsi le maniche. Altrimenti per la Raimon sarà la fine. Beh, spero che tu sappia quello che fai. Ma come no? JP, come va? Mi dispiace, Arion, non ce la faccio più. Proprio non ce la faccio. Dici sul serio? Sì, per il cappello di Napoleone, è troppo per me. Dai, prova a dare una possibilità al mister. Forse c'è un motivo per cui ci rende le cose così difficili. Non lo so. Sono certo che lui sa come farci migliorare anche senza giocare a calcio. Dobbiamo solo seguire i suoi insegnamenti. Non cercare di convincermi con questi escamotage. Non ne posso più. Ho fatto tutto quello che potevo. Ho dato il massimo, davvero. Ma il mister non sembra interessare. Pensi che lui non ti consideri parte della squadra? Per te è facile, Arion. Tu hai il tuo spirito guerriero. L'allenatore non ti prenderà mai di mira. Ma per quanto ci provi non sono mai bravo abbastanza. Tu non puoi capire. Vattene. Lasciami solo. JP... Uno spirito guerriero. Forse lo vuole. Forse se lui ne avesse uno, l'allenatore lo terrebbe squadra. Il giorno seguente. Ah, ora sta meglio. Pare. Ah, le gambe mi fanno ancora male dall'allenamento di ieri. Pensi di farcela? Potresti dover rifare tutto da capo, lo sai? Potrebbe persino essere peggio. Ah, non ti preoccupare, stringere i denti e andrò avanti. JP? Beh, almeno JP si è fatto vedere. Che sollievo. Fossi in te non sarei così ottimista. Forse è ora di andare. Ah, questi sono i ragazzi del club di Kendo. Ma quelli non sono del club di Kendo? Ah! Voi siete del club di calcio, vero? Allora forse potete aiutarci. Si tratta di Nishiki. Quel matto si è chiuso nel dojo delle arti marziali e non lascia entrare nessuno.
Non so proprio cosa stia combinando. Si sente un gran baccano proprio venire da lì dentro. Botte e colpi più non posso. In realtà... Ok, scusate. Nessun colpo, solo botte. Vabbè. Natura esatta di rumori a parte, è chiaro che Nishiki non uscirà di lì a breve. Se riuscisse a convincerlo, ve ne saremmo grati. Ok, faremo un tentativo. Chissà che starà facendo là dentro. Vediamo, Nishiki ha lasciato la squadra. Ma siamo dobbiamo andarla a riprendere. Vabbè. Andiamo a vedere cosa fa Ryoma Nishiki al dojo. Ryoma si è rinchiuso nel dojo. Ryoma GP non vuole andare all'allenamento. E adesso questo. Ma cosa sta succedendo? Beh, magari si sta allenando. Ryoma, sei lì dentro? Non è che potresti aprire la porta? Wow. Lascia fare a me. Ryoma! Che accidenti stai combinando là dentro? Sei tu Riccardo? Sono... un po' occupato al momento, uscirò quando avrò finito. Non ho proprio tempo adesso. E poi... Bong! Il camion dell'attaccante è arduo. Cosa vuoi che ne sappia il centrocampista? Il camion dell'attaccante? Bushido, ok. Bushido però non è perché è attaccante, sta a indicare il cammino che fa una certa, un certo individuo per raggiungere uno scopo. Eh già, la vita dell'attaccante è dura, il sentiero verso la vetta è lungo e ripido, e sotto non c'è alcuna rete di salvataggio. Ma di che vai parlando? Non importa, entrate e capirete. Come ti sei fatto tutti quei liquidi e perché ci sono così tanti palloni qui dentro? Secondo te, c'è solo un sistema per tornare fra i giocatori d'attacco, e questo sistema non è previsto dall'allenamento del mister. Il che ci porta alla prossima domanda. Per quale motivo ti hanno spostato dall'attacco a centrocampo? Ancora con questa storia. Allora, quando arriva in Italia mi ho visto subito che non era tagliato per fare l'attaccante. Era andato là convintissimo di giocare davanti, capito? Non avrei mai immaginato che le cose sarebbero state tanto diverse. Il mio stile di gioco non si armonizzava con quello degli altri. Stavo per fare le valigie quando incontrai il maestro. Chi? Una leggenda. Mi ha insegnato tutto quello che avevo bisogno di sapere. Non solo riguardo al calcio, ma anche sulla vita. È il migliore lui. Mi vede in difficoltà sul campo e mi disse che il mio ruolo era quello di un centrocampista. Al che pensai, tentare non nuoce. Mi disse che se l'avessi ascoltato senza fiatare, avrebbe fatto di me un giocatore di livello mondiale. Da allora mi ha sempre aiutato. Però, sembra uno forte. Quindi, è stato lui a dirti di allenarti in questo modo? Esatto. Ti promisi che, tornato in Giappone, avrei continuato a mettere in pratica i suoi insegnamenti. Ed è quello che sto facendo. Bene, ma sai, non ti stai esattamente guadagnando le simpatie dei ragazzi del dojo. Ryoma, ma perché? Perché non ci hai detto prima, tonto che non sei altro? Ti avremmo accolto a braccia aperte. Come avremmo potuto dire di no dopo aver ascoltato la tua storia a strappalacrime? Avanti, allenati finché vuoi. Vi ringrazio molto, amici. Bene, adesso vi rimetto al lavoro. Voi gente fareste meglio a smettere di pegnucolare solo perché l'allenatore Ivanza se n'è andato. E tu che ne sai, eh? Ci sono passato anch'io. Mi sentivo perso, senza una meta. Proprio come vi sentite voi adesso. Ma a differenza vostra, mi sono dato da fare per cambiare le cose. E ora, se non vi dispiace, ho un allenamento che mi aspetta. Sapete qual è la cosa più fastidiosa? Che c'ha ragione lui! Ryoma si sta davvero impegnando. Perciò che devo seguire i suoi esempi e non deludere la squadra. Vero signor Sharp a centro sportivo. Quanti erri ho letto fino ad ora? Eccoci qua signor Sharp. Anche oggi allenamento estenuante? Ragazzi, per oggi stesso programma di ieri. Con una piccola differenza. Lo ripeteremo due volte. Credo di aver bisogno di ristorarmi le orecchie. Non stai dicendo sul serio, vero? Quanto entusiasmo. Victor, verrò io con te. Dobbiamo fare due volte le stesse cose? Me la prenderò con calma, allora. Non provarci nemmeno. L'allenatore Sharp si accorge subito se non ti stai impegnando. Oh, scusa, mammina. In effetti, però, mi sembra un po' esagerato. La Kirkwood è davvero così forte? Ci hanno battuto l'anno scorso, perciò... suppongo che il mister non voglia farci fare un'altra brutta figura. Beh, l'anno scorso è acqua passata. Quest'anno la Kirkwood non sembra affatto al nostro livello.
ha raccolto un po' di informazioni sulla loro squadra. Sembra che non tutti siano contenti del quinto settore, ci sono dei dissapori. Oh, allora siamo a cavallo, boom! Però attenzione, hanno detto che Afrodite è stato ingaggiato dal quinto settore. O forse lui si è fatto ingaggiare perché vuole distruggerlo da dentro. Però è strana la cosa. Così, sottovalutiamoli. Mi sembra un'ottima strategia. Ma per favore. Victor ha ragione. La Kirkwood ci ha già sconfitti in passato. E ora hanno il quinto settore a sostenerli. Non sarà affatto facile. Sì, il quinto settore si assicurerà che non lo sia. Se ci giudichiamo questa partita, gli eventi vergeranno in nostro favore. Sarà una grande vittoria per la rivoluzione. Cepi! Ma... i giocatori della Royal erano più malleabili. Qui le cose si fanno complicate. Oh ragazzi, io sono cotto. Passate a raccogliermi col cucchiaino. Basta, io non ce la faccio più. Aspettate, dov'è JP? È scomparso. Oh, non è qui? Ero talmente concentrato sull'allenamento che non mi sono nemmeno accorto che non c'era. Se n'è appena andato. Pensavo avesse bisogno del bagno, ma l'ho visto dirigersi verso l'edificio principale. Non ci credo! Non dirmi che sta cercando di saltare l'allenamento! Questo è assolutamente inammissibile! Jean-Pierre Lapenne ha lasciato la squadra, mamma mia. Un altro. Spero che non abbia deciso di rinunciarsi di a tutto ad allenarsi. Voglio che vada a vedere come sta. Ma come lo troverai? Non sai nemmeno da dove cominciare. Non è che ti puoi mettere a seguire il suo odore o qualcosa del genere. Seguire il suo odore? Luke, sei un genio! Conosco proprio il cane che fa il caso nostro. Usa il fito di un amico per trovare JP. Dai, questa è assurda sta cosa. Davvero? Bow, bow! Ah, ecco cosa avevi in mente. Vuoi sfruttare il fito di Spotter? Esatto, Spotter, stiamo cercando JP. Pensi di riuscire a trovare le sue tracce? Che sciocchezza. Cosa ti fa pensare che il cane capisca quello che gli dici? Il fatto che si sta alzando e che si sta muovendo? Arf, wow, wow. Non sono bravo a fare il cane. Che musichetta è questa? Oh. Vuole che lo seguiamo? Forza! Spotter sta correndo verso la galleria. Speriamo che JP sia là. JP è scomparso. Per fortuna conosco qualcuno che non avrà problemi a trovarlo. Spotter, mettiamoci al lavoro! Sì, volevo fare... per sbaglio ho premuto di là. Dunque, verso la galleria, il che vuol dire in centro. Eccolo qua. Spotter, cosa hai fiutato? È qui dentro, Spotter? Wow! Il ristorante cinese? Oh, ma dai! Non ha seguito il suo naso, ha seguito la sua pancia! No, Spotter non lo farebbe mai! Credo. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Entriamo! Ma che ci farebbe JP al ristorante cinese? Ah, che nervoso! Un'altra scodella, per favore! Anzi, no, due! Quella chi c'è? La tua mamma non ti ha insegnato le buone maniere? Mi dispiace. È solo che mi sono impegnato tantissimo e credevo che il mio migliore amico mi avrebbe dato una mano, e invece... Arion? Allora era qui che ti nascondevi. JP non si fa. Una tripla porzione di ramen con maiale extra! Oh, davvero? Non ti sei dimenticato un per favore, babbeo? Non sono mica il tuo servo. Non ho più intenzione di farmi trattare in questo modo dal mister, se non ce ne sarà bisogno cambieremo scuola. Non è così, Dark? Sì, cioè... no, no. Beh, se questo allenatore è un tipaccio, perché non l'ho mandato a quel paese? Dovete dirgliene quattro. Non so se ci riuscirei. Ma non possiamo nemmeno restarci nei zitti. Come possiamo affrontare il quinto settore se non sappiamo affrontare il nostro allenatore? Ok, ho deciso. Lo farò io. Sei con me, Dark? Ma io rispetto l'allenatore Sharp. Se cominciamo a mettere in discussione quello che dice, saranno solo guai per noi. Boom! Tutte queste decisioni mi stanno facendo venire fame. Un'altra porzione maxi di ramen, per favore. Mi stavi ascoltando almeno? E tu, piccoletto, cosa ne pensi di questa faccenda? Io? Beh, io...
Se lasci che quell'allenatore decida la tua vita, ti sentirai un codardo. E la gente lo vedrà. Vuoi che tutti ti considerino un fifone? Io... vedo delle gran nubi all'orizzonte. Inutile, vorrei fermare una tempesta con le mani, non pensi? Sì, ma... Cepi. Se credi in te stesso, nessuno sarà in grado di fermarti, capito? Il giorno seguente. Non so, pensi davvero che JP si farà vedere oggi? Sì, sono certo che verrà. Dopotutto, lui ama il calcio. E quando tornerà potremo finalmente giocare di nuovo insieme. Mi fa piacere vedere che tanta fiducia in lui. Sì, ora però dobbiamo fare un salto al dojo. Il capitano vuole che anche Riyama partecipi all'allenamento, che lui lo voglia o no? Oh, ero lì, JP! E allora, che fai, piccolino? Se credi in te stesso, nessuno sarà in grado di fermarti, capito? Credere in me stesso. Riyama ancora nel dojo! Ma è 3 giorni che è chiuso lì dentro! Non esce più oramai. A sto punto ci prende la residenza nel dojo, facciamo prima. Sì, qua ci stanno i manichini per l'allenamento. Riyama, è ora che tu ti prenda una pausa da questo tuo allenamento. Sai, c'è altra gente che aspetta di usare il dojo. Ok, vengo con te allora. Cioè, l'altro giorno io devo allenarmi, devo spaccare tutto. Vieni con me, ok. Beh, in fondo avevo quasi finito. E poi mi sembrate tutti un po' più allegri di prima. Quindi possiamo finalmente divertirci un po' insieme. Forza allora, andiamo. Ok. Tutti si stanno impegnando al massimo. Vorrei che Jude se ne rendesse conto. Jude se ne rende conto. Lui è uno dei migliori calciatori e stratega, quindi se ne rende conto, Celia. Tranquilla. Jude, vorrei parlarti un attimo. Hai preso appunti su Arion? E anche su Riccardo e Sanguk? Aspetta un attimo. Stai raccogliendo informazioni su ogni giocatore della Raimon? Ha una consegna per il signor Sharp dal ristorante cinese. Un attimo. Hawkins. Archer Hawkins. Io non ho ordinato nulla. Offre la casa. Avrai bisogno di energie per riuscire a portare i tuoi ragazzi oltre il terzo turno. E poi credo di essere in debito eterno con la Raimon Eleven. Sembrano tipi tosti, eh? Saranno anche tipi tosti, ma io continuo a vedere un'infinità di difetti. E non so cos'altro fare per farli migliorare. Va bene, ascolta. Quando affrontavamo tutti quei fenomeni sul campo e volevamo conquistare il mondo, non ci sentivamo forse sempre insicuri e nervosi? Io avevo l'impressione di non essere all'altezza. Pensavo a quanto fossero irraggiungibili e così non riuscivo a scorgere il mio potenziale. Sto imperando loro di accorgersi del loro vero potenziale? È questo che intendi? Smettila di guardare sempre avanti. Fermati a guardare indietro ogni tanto. Così come fecero Ilman e Mark per aiutare me. Ma c'è veramente bisogno che te lo dica io? Tu sei Jude Sharp, tutto questo lo sai già. Nessuno meglio di te conosce le differenze fra la Royal e la Raimon. Vai al campo del centro sportivo. Ok. Signor Sharp, vuole ucciderci anche oggi? Beh, vediamo se oggi è un po' diversa. Ah, non c'è? Come sarebbe che non c'è? Un altro allenamento brutale oggi? Penso proprio di sì. Però ultimamente sembra che i ragazzi siano più convinti. Se ci pensate, questi esercizi sono una passeggiata in confronto a certe difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. L'allenatore Evans adesso non è più presente, ma è come se lo fosse. Il calcio tornerà quello che noi conosciamo e amiamo. Sì, esatto! Supereremo queste difficoltà e faremo vedere a Mister ciò di cui siamo capaci. Giusto, Dark? Giusto. Forse era questo che intendeva il signor Hawkins quando ha parlato di dirne 4 a Mister. Rimane solo JP. Arion! Aspetta, arrivo! Non vedo l'ora di tornare a giocare con te, Arion! È bello averti di nuovo qui, JP! Grande JP, anch'io è tornato. Mi chiedo scusa per aver abbandonato l'allenamento. D'ora in poi rimarrò sempre con la squadra, accada quel che accada! Mi fa piacere sentirtelo dire. Insieme ce la faremo. Forza! Yes! Ora che siete tutti qui, vorrei dare a ciascuno di voi un programma di allenamento personalizzato. Bene.
Ci sono molti più esercizi e ancora più ripetizioni. Non mi spaventano. Bravo, JP. Addominali, flessioni, corsa. Qua lì purtroppo è di larga stazza, quindi dopo un po' non ce la fa più. Ah, io odio correre. Ma chi lo dice? E finito. Ho fatto tutti gli esercizi della lista. E per finire ce la farò. Resisterò al dolore. Forse non sarai il migliore della squadra, ma questo non diminuisce il mio amore per il calcio. Questo è lo spirito giusto, JP. Sono un membro della Raimon Eleven. Urrà! Mamma mia, sono a pezzi. Sembra che l'allenatore Sharp ci abbia insegnato degli esercizi che ci spingono ai nostri limiti, ma senza oltrepassarli. Ah, hai ragione. Per essere in grado di fare una cosa del genere deve esserci avuto una notevole capacità di programmazione. Sì. Comunque sembra conoscere già i punti di forza e le debolezze di ciascuno. Credo che ora sappia come far emergere il nostro potenziale. Incredibile. Posso dirvi che la vostra forza come squadra sta nella tecnica e nel vostro stile di gioco unico. Vi mancano però delle abilità di base. Quando si tratta di resistenza, equilibrio e gioco di gambe, nessuno di voi è all'altezza. È per questo che a me è segnato un allenamento più duro degli altri? Esattamente. Ho fatto in modo che tu in particolare scoprissi i tuoi limiti. Ora capisco. Mister, credo che tutti noi dobbiamo delle scuse. Credite, ragazzi. Per l'allenatore Sharp, i Pip. Urrà! 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 Beh, ecco il programma di oggi allora. Dopo aver visto la vostra performance di ieri, ho aggiunto alcuni nuovi esercizi alla lista. Ora cominciate. Sì, mister! Vedete? Lo sapevo che l'allenatore Sharp non ci avrebbe delusi. Mi ricorda mio zio. Era molto severo, ma amava il calcio più di ogni altra cosa. Lo so, Jude, lo so. Ti ricordo, Ray Dark. L'allenatore Sharp è un genio. Ha capito esattamente come tirar fuori il meglio da ognuno di noi. Sono felice di averlo in squadra. Parla con Sky per finire l'allenamento. Se parlo con Sky per una settimana, se credo, come è sempre stato, una scena piuttosto lunga, un nuovo evento, diciamo. Quindi termino qui l'episodio Kuj e domani continueremo come sempre in Azuma Eleven e la mattina ovviamente uscirà comunque sia Pokémon Quest. Fino a che non lo finisco lo porto tutte le mattine, tranne la domenica. Quindi Kuj vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video di Azuma Eleven. Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!